Bentrovati con la pagina sportiva. In apertura la Coppa Italia, l'Arezzo vince anche a Frascati, avanza in Coppa, vittoria sofferta per il grande ritorno della Lupa nel finale della partita. L'Arezzo vince anche sul sintetico di Frascati, avanza in Coppa Italia, ma non è stata una passeggiata contro la Lupa dell'altro manzo. Nel finale la squadra laziale ha preso coraggio dopo aver dimezzato lo svantaggio e è andata vicinissima al pareggio. Indiani ha dato spazio ai giocatori meno utilizzati, alla pari di Chiappara, vecchia conoscenza degli Amaranto. Gli interessi di campionato prevalgono su quelli di Coppa. Non fa in tempo a leggere i tabellini che gli Amaranto passano in vantaggio al quinto minuto. Brabante, servito da Boubacar, altra prova inconsistente, si inventa un sinistro che fa secco il portiere Casagrande. 1-0 per l'Arezzo e gara in discesa per gli Indiani Boys. Nella squadra di casa l'ottavo si fa vedere l'ex Muzzi. Bruni in qualche modo mette in calcio d'angolo. Ancora Muzzi pericoloso al sedicesimo. Trombini respinge sul piede di Flores che non è reattivo. Minuto 28, raddoppio dell'Arezzo. Gaddini bagna il suo rientro full time nella maniera migliore, concludendo alla grande una bella ripartenza. 2-0, partita in totale controllo per l'Arezzo. Indiani non si sbraccia più di tanto e vede sfiorare il tris al 43esimo, ancora con Bramante, la cui conclusione dà a tutti l'illusione del gol. Sul doppio vantaggio si va a bere un tè. La ripresa inizia con un cambio, zona rileva Lorenzini. Applausi al 12esimo per Trombini su questa bella conclusione di Muzzi, sempre intraprendente. Inizia il giro dei cambi e Indiani fa ruotare Damiani convinto per Bianchi e Gaddini al 18esimo, poco prima della mezz'ora, spazio anche per Diallo che rileva Boubacar. Il taccuino registra un finale caldissimo, al 35esimo le rete della Lupa che porta la firma dell'ex Marras, bravo a sfruttare una palla vagante in aria. L'Arezzo arretra il suo baricentro, la Lupa tenta il colpo della disperazione, all'89esimo Flores sfiora il vantaggio. La conclusione sibila il palo, mentre al 93esimo lo stesso attaccante è chiuso da Bruni che evita una deviazione a colpo sicuro. Arriva il triplice fischio, l'Arezzo il 7 dicembre se la vedrà con l'Orvietara di mister Barcollo Fiorucci, da stabilire la sede del match. Mancava da quasi 2 mesi e a Frascati Mattia Gaddini ha ritrovato il campo e la rete. Mattia, oggi al rientro dopo l'infortunio, passaggio del turno e gol, qual è la cosa che ti soddisfa maggiormente? Sicuramente il passaggio del turno, per noi era importante vincere qua oggi, quanto è importante vincere in campionato. Sono contento anche per me che sono tornato in campo e poi ho fatto anche gol, quindi sono ancora più contento, però sicuramente la cosa più importante era andare avanti perché vogliamo arrivare in fondo e vincere anche la Coppa Italia. Che sensazioni lascia questa partita anche a livello personale? Ma a livello personale sono contento di essere entrato e aver fatto 60 minuti e niente, adesso continuerò ad allenarmi, cerco di continuare ad allenarmi al massimo per entrare anche in campionato, però comunque sia è andata abbastanza bene, quindi sono abbastanza contento, dai. Sintetico oggi, sintetico domenica, insomma l'Arezzo adesso ha questo doppio impegno su due terreni di gioco a cui non è abituato. Io penso che noi siamo forti, siamo una bella squadra sia sul sintetico che sull'erba, quindi non sarà un grosso problema. E adesso parliamo della Pianese, che è la più, diciamo, ostica avversaria dell'Arezzo in questo girone. Tra l'altro da domenica sera gli amiatini sono in vetta, in coabitazione. Il direttore sportivo della squadra bianconera è un ex Amaranto che tra l'altro abita proprio vicino ad Arezzo. Francesco Cangio è un giovane di Essa che si sta cimentando in questa nuova dimensione dopo Città di Castello e Vasto, è arrivato alla Pianese dove sta lavorando con grande entusiasmo e con grandi risultati. Intanto siamo partiti col piede giusto, con l'entusiasmo giusto e cerchiamo di cavalcarlo. Poi come abbiamo fatto in queste prime giornate, viviamo la quotidianità, ci godiamo questo entusiasmo, cerchiamo di curare tutti i particolari durante la settimana e affrontiamo partita dopo partita. La formazione amiatina è davvero l'anti-Arezzo del girone E?
Ma adesso in queste prime 10 giornate la classifica dice questo, perché se non era per noi l'Arezzo aveva 6 punti di vantaggio, penso, da tutte le altre inseguitrici. Quindi noi siamo contenti, ci siamo prefissati all'inizio di fare un campionato per far divertire il presidente, che ci mette Maurizio, che ci mette a disposizione tutto per poter far calcio, perché comunque non ci manca niente sotto il punto di vista dell'organizzazione, è una società presente, diciamo che anche personalmente è una società che ti lascia lavorare, sono poche le società così, quindi noi vogliamo farlo divertire. Poi è normale che i ragazzi in questo momento hanno entusiasmo e dobbiamo essere bravi, se non abbiamo le pressioni che hanno altre società, quindi noi ci possiamo permettere anche di fare qualche passo falso, dobbiamo capire gli errori quando faremo i passi falsi, però per queste 10 giornate sì, penso che siamo noi la squadra che sta tenendo vivo il campionato. E quella di domenica scorsa è stata una giornata speciale anche per Alessio Saracini, la voce dello stadio a Città di Arezzo. The Voice, allo stadio chi detta i tempi dei tifosi amaranto è lui, Alessio Puma Saracini, nomen omen direbbe il saggio, visto che uno che di cognome si chiama così non può non avere un legame stretto con la squadra della città che ospita proprio la giostra del Saracino. Il Puma, così lo chiamano i suoi amici, è legatissimo alla curva dove ha frequentato anche i ragazzi della Fossa, vocalist presso alcuni noti ritrovi come la Capannina in classe 125 da poco meno di un anno, detta i tempi allo stadio soprattutto nella presentazione dei giocatori e la lettura della formazione. È un vero e proprio spettacolo che domenica scorsa nel derby con il Livorno ha toccato il suo apice. È vero che quest'anno i risultati hanno riacceso quell'entusiasmo che sembrava perso nei meandri di San Cornelio, ma non c'è dubbio che la partita contro i Labronici sia stata un'altra cosa e abbia regalato delle emozioni forti e particolari. Lo stesso Alessio nella sua pagina Facebook lo ha sottolineato, ribadendo che il primo derby non si scorda mai. Avanti Arezzo allora, con il Puma pronto a scandire i tempi giusti, i tempi della vittoria. E il Terranova Traiana comunica ufficialmente di aver risolto in maniera consensuale il rapporto di collaborazione con il calciatore Elia D'Ambrosio, e pertanto non si avvarrà più in questa stagione delle sue prestazioni. D'Ambrosio era arrivato nel luglio scorso, il club di Piazza Coralli ringrazia D'Ambrosio per l'ottimo lavoro svolto, la massima disponibilità e l'impegno profuso, lo sostituirà Thomas Scarpelli. Parliamo di pallavolo, il successo di sabato scorso contro la Remo Masi della Rufina esalta il club volley Arezzo, che adesso è al secondo posto del girone A della Serie C. Vince e gioca bene la squadra del club Arezzo. I ragazzi di Morelli hanno ottenuto sabato scorso una significativa affermazione a spese della Rufina, che era avanti di un punto in classifica. Il 3-1, oltre a regalare l'intera posta in palio, ha dato la consapevolezza alla squadra retina di avere raggiunto una forza e una capacità dei propri mezzi. Soddisfatto del successo nel post gara il coach Mirko Morelli. Rufina è una grande squadra, finora aveva vinto 4 partite su 4, era in testa alla classe. Noi ci eravamo preparati bene nonostante qualche problema fisico di qualche giocatore di troppo, però avevamo preparato bene la partita, ragazzi ci tenevano molto a fare una bella prestazione per superare in classifica questa forte squadra di Rufina, ci siamo riusciti. Senti, abbiamo l'impressione che ti stai anche divertendo in questo bel mix tra vecchietti intramontabili e giovani ribaldi. Sì, no, hai ragione, si sta facendo un gran lavorone anche con lo staff, con Riccardo, il secondo allenatore, il gruppo è molto unito, i giovani stanno pigiando moltissimo sull'acceleratore, quelli meno giovani chiaramente c'è qualche acciacchino ma stanno dando l'anima, quindi per ora è venuto fuori un bel mix e sinceramente sì, mi sto divertendo. E l'obiettivo ora? L'obiettivo per adesso è ritrovare un po' di condizione in qualche giocatore che magari ci potrebbe aiutare un po' di più, e poi ci confrontiamo sabato per sabato con tutte le avversarie, avendo rispetto di tutte ma non temendo nessuno, perché sappiamo quali sono le nostre qualità, quindi vediamo le prossime 2-3 partite quello che riusciamo a fare. E chiudiamo con il servizio dedicato a un nuovo spazio sportivo proprio nel centro storico di Arezzo.
Quella del Centro Sportivo Italiano è una mission speciale: avvicinare lo sport e praticare lo sport senza assilli particolari, come conferma Vincenza Balsamo, che è la coordinatrice del progetto. Oggi appunto abbiamo proposto vari tipi di attività, si faranno attività sportive per i genitori con le nostre educatrici e istruttrici di fitness, zumba e twerk, e poi faremo delle attività ludico-ricreative per bambini. Partendo dal laboratorio artistico con la nostra educatrice Sara Pier Giovanni, e facciamo percorsi di psicomotricità per i più piccoli e di multisport. La sintesi del presidente del CSI di Arezzo, Lorenzo Bernardini, è netta. Intanto la struttura è già operativa. Partiamo soprattutto col principio principale nostro, che è educare attraverso lo sport. Lo vogliamo fare mettendo a disposizione la nostra caratteristica, quindi i nostri educatori e il nostro mondo sportivo, a disposizione di tutti, perché sicuramente ripartire e ripartire bene cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, appuntamento domani.